Romina Laugeni è la presidente di ALBA, Luci sulla Buona Strada, l'associazione che tutela le famiglie delle vittime sulla strada. In relazione all'episodio di Mira, cosa ci può dire Romina? Allora, io l'unica cosa che posso parlare, parlo da mamma, perché se parlo da moglie di una delle forze dell'ordine comprendo il lavoro che loro fanno. Come mamma chiedo solo una cosa, è difficile portare via e allontanare e dire denuncio una mamma, perché in quel momento nessuno può capire che cosa ci è venuto a mancare. Noi siamo morti con loro nello stesso momento, quindi io chiedo una cosa, adesso l'associazione ALBA si sta mettendo in moto insieme anche all'ASL 2 di poter sensibilizzare, di poter dare un aiuto anche alle forze dell'ordine e anche a altre persone che vogliono che in quel momento ci sia un numero che venga a disposizione e aiutare a far capire come allontanare, come sensibilizzare la lontananza di questa persona, perché è morto un figlio, è stato strappato un figlio. Volete capire che per noi significa dirgli ciao e non rivederlo mai più? Allora, io non dico che ci sia giusto o non giusto, ma come mamma mi dispiace. Io avrei fatto di peggio, perché mi è strappato, io voglio tenerlo stretto mio figlio. Non mi potete allontanare da una persona, da chi ho messo al mondo, da chi ho portato in grembo 9 mesi, a prescindere da quello che sia. Quindi io chiedo una cosa, per favore, collaborazione e uniamo tutti di nuovo le forze e adoperiamo un po' di gentilezza, non nel senso cattivo, non fraintendete quello che sto dicendo, ma approcciatevi in una maniera diversa, perché noi siamo vuoti. Romina Laugeni, come mamma che ha perso un figlio per un incidente stradale tragico, cosa si sente dire a questa mamma di Mira? In questo momento non ci sono parole per quella mamma, perché so che cosa sta provando, perché non si rende conto e perché si chiede il perché. Non ci sono perché. È difficile. C'è solo una cosa che io posso dire a questa mamma. Io gli sono vicina, gli sono accanto, se avrà bisogno ci sono, per fare due parole, perché solo chi prova questo dolore può capirlo. Bisogna imparare a sopravvivere e a non dimenticarli, perché loro hanno il diritto di avere giustizia e solo noi la possiamo darla. Ci può dare il numero di telefono eventualmente per poterla contattare? Eccolo sì. Qua il numero di telefono. Il mio numero di telefono è 349 071 60 73. Dico una cosa sola a chi è attorno a questa famiglia, a queste mamme. 5 minuti, dedicateli anche a noi, perché siamo tutti bravi adesso e dopo noi abbiamo bisogno anche dopo. 5 minuti, perché dopo domani ci possiamo pentire di non aver bevuto un caffè, di non aver fatto una chiacchiera. 5 minuti, noi siamo vuote, abbiamo bisogno di un sorriso. Grazie.